No, non è pilatesca, è una vergogna semplicemente perché questo reato si è prescritto perché Berlusconi si è fatto una legge. Nel 2005 è stata approvata in Italia una legge che si chiama Ex Cirielli, che ha ridotto di un gran numero di anni il periodo di prescrizione per gli imputati incensurati. Senza quella legge oggi avremmo avuto, credo, ancora 2 anni e mezzo per questo processo. Questa è una vecchia questione italiana, prima lo dicevate nel vostro servizio, non c'è paese al mondo in cui la prescrizione non smetta di decorrere dal momento in cui è iniziato un processo, e questo è molto semplice, perché se la polizia, la magistratura, i cittadini hanno speso tanto denaro per individuare un imputato, non ha senso che quel processo non si concluda a quel punto per sapere se quell'imputato è colpevole o innocente. Detto questo, abbiamo capito, leggeremo con interesse la sentenza con cui viene motivata questa prescrizione, perché abbiamo capito dal dispositivo che Berlusconi non è uscito innocente. Da una parte è stato stabilito il non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 231 per un reato che evidentemente si ritiene commesso, ma questo lo sapevamo, ce l'aveva detto la Corte di Cassazione, Mills ce l'aveva detto la Corte di Cassazione, è stato corrotto, quindi il reato c'è stato. Dall'altra parte è interessante notare che l'avvocato Longo, che è un vecchio frequentatore delle aule di giustizia, l'ha capito benissimo l'avvocato di Berlusconi e ha detto che è insoddisfatto e ricorrerà contro la sentenza. Quindi diciamo che Silvio Berlusconi l'ha fatta franca. Ecco, il fatto che vuole ricorrere Longo alla sentenza vorrà dimostrare evidentemente la totale estraneità nei fatti di Silvio Berlusconi, ma questo è un processo a questo punto, dopo questo primo grado, di fatto destinato a morire? Sì, è di fatto destinato a morire, perché con i 90 giorni per la motivazione, cioè 3 mesi, anche se in secondo grado i giudici accogliessero la tesi, nemmeno troppo peregrina, dell'accusa, secondo cui il processo non doveva ancora considerarsi prescritto, visto che a un certo punto ci si era messi d'accordo per celebrare le udienze solo lunedì, perché negli altri giorni Berlusconi in quanto premier veniva considerato impedito, e allora l'accusa sosteneva, ma ci sono pochi precedenti in proposito, quegli altri 4 giorni andrebbero, secondo l'accusa, non andavano conteggiati. Anche facendo quei complicati calcoli si arriva all'inizio dell'estate, troppo poco per pensare che possa essere celebrato un processo d'appello e arrivare in Cassazione. È stato un episodio che mi ha sorpreso, però probabilmente che abbia delle spiegazioni. Quando Berlusconi ha cercato di ricusare questo collegio, invece che dichiarare la sua ricusazione immediatamente inammissibile, come la giurisprudenza permetteva di fare ampiamente, si è preferito fissare un'udienza in un giorno successivo a quello che veniva considerato anche dalla difesa il giorno dell'interrotta della prescrizione. Capiamoci bene, Berlusconi in primo grado, se si è prescritto per 10 giorni, neanche, e Mills in Cassazione si è prescritto per 20 giorni. Siamo all'assurdo, è evidente, no? Non abbiamo ancora commenti ovviamente di Silvio Berlusconi, ci sono dei commenti come quello di Gasparri, che dice che bisogna allontanare i giudici che negano l'evidenza, questo appunto è il primo commento per quanto riguarda... Gasparri ogni tanto farebbe bene a collegare il suo cervello alla lingua. Il Fatto Quotidiano a questo punto cosa farà ad esempio domani come titolo, immaginandolo adesso che ancora presto sono le 3:15? Ma noi già sul sito del fattoquotidiano.it abbiamo scritto che Berlusconi l'ha fatta franca. Poi non ti abbiamo sentito bene. Il Fatto Quotidiano. Sul sito del fattoquotidiano.it Berlusconi l'ha fatta franca per prescrizione. Vedremo poi che titolo faremo domani, ma il concetto è quello lì. Si è fatta una legge. La legge Cirielli, la legge che ha mandato ancora in più in difficoltà il sistema giustizia, facendo prescrivere ogni giorno 400 diversi procedimenti penali, impedendo di fatto una serie di processi contro la pubblica amministrazione, e quella legge si è rivelata talmente efficace
da essere riuscito a salvarlo per pochi giorni da una sentenza che certamente non poteva essere di assoluzione, perché altrimenti se Berlusconi fosse stato assolto, se fosse stato innocente per il tribunale ci sarebbe stato il dovere di assolverlo.